Domenica prossima è Pasqua, il periodo dell'anno in cui celebriamo la morte e la risurrezione di Cristo comprando uova di cioccolata. Ma cosa significano queste uova di cioccolata, mamma? È la storia di Gesù. A parte che, non so se l'avete saputo, quest'anno la Pasqua di Resurrezione è stata cancellata. Sì, hanno trovato il corpo. È stata cancellata. Hanno... hanno trovato il corpo ed è subito cominciata la lite sul testamento. Anche se sembra che ce ne sia più di uno, quindi non so... Io non so voi, io non credo che andrò in chiesa a Pasqua. È una cosa mia personale, io non riesco più a pregare, ve lo confesso. Sì, per me è impossibile affrontare il discorso metafisico in un mondo che altera geneticamente la soia. Io non ce la faccio. Io quando vado in chiesa l'unica cosa che riesco a pensare è... Gesù aveva degli addominali fantastici! Che è quello che ti aspetti dal tuo salvatore, no? Che abbia dei buoni addominali, dico bene? Cioè, avete presente Buddha? Dai, cos'è? Un salvatore quello, che roba? Vi salvo io, sì. Ciao, ciao, ciao. Se ne vedi poi, dai. Stai fermo lì che sudi, va. Oh, meno... meno male che Gesù non era sposato. Immaginate la vita familiare di Gesù. Dove sei stato? È 3 giorni che non ti fai vedere. Ah, niente, sono morto, poi sono risuscitato. Che devo... Ma cos'è, non c'è più la luce? No, è Bordon che l'ha staccata. Diamo un po' troppo per scontato, secondo me. Diamo un po' troppo per scontato, secondo me, che Dio esista. Invece quelli che credono in quei culti strani, no? In quei culti in cui, non so, devi portare un serpente intorno al collo, eh? Se questi avessero ragione, no? Tu sali in paradiso, San Pietro ti fa, beh, dov'è il serpente? Ah, vabbè, vado all'inferno, però questa è una stronzata. Questa è una... Però... secondo me Gesù era veramente il figlio di Dio. Pensate, durante l'ultima cena ha fatto sedere gli apostoli tutti dalla stessa parte del tavolo in modo che Leonardo potesse dipingerli meglio. Era il figlio di Dio, secondo me, era il figlio di Dio. Non si spiega altrimenti. Non si spiega altrimenti. Ma passiamo all'attualità. Silvio Berlusconi ha avuto un intervento chirurgico questa settimana. Gli hanno tolto Matacena dalle palle, gli hanno proprio... Adesso Berlusconi è in gran forma. L'avete visto lunedì da Vespa, porta a porta? L'avete visto? Io l'ho visto, ho capito una cosa. Rutelli deve imparare a essere più demagogico, secondo me, se no è spacciato. Le frasi demagogiche, come sapete, fanno presa e mettono d'accordo tutti quanti perché non vogliono dire nulla. In quanto non spiegano come le cose verranno realizzate, no? Meno tasse per tutti? Sì, ma come? Pensioni più dignitose? Sì, ma come? Più sicurezza? Sì, ma come? Loro non hanno mai fatto niente nella vita, invece ho fatto tante cose nella mia vita. Sì, ma come? Importante, no? Oh, poi c'è la festa. Non so se avete sentito da Vespa, avete sentito da Berlusconi. Mi hanno rivoltato come un calzino e non ho trovato niente. E allora sblocca le rogatorie internazionali, no? Silvio, Silvio, Silvio. Sblocchi le rogatorie. Vespa voleva dirglielo, ma se n'è come dimenticato. E così ho pensato. E così ho pensato alla frase demagogica per Rutelli, no? Ne ha bisogno, secondo me, nella sua campagna. È una frase rivolta agli anziani, che in Italia sono mai la maggioranza, no? Ho preparato anche un video. Fa più o meno così. Guardiamo. Non invecchiate. Rutelli.
Rutelli ha anche annunciato che, se eletto, installerà dove lavora una webcam, cioè una videocamera digitale collegata a internet, perché il potere deve essere trasparente e i cittadini devono entrare nelle stanze dove si decide veramente. Non vedo l'ora di vedere Rutelli a letto con sua moglie, non vedo l'ora di vedere questa cosa. Dove si decide veramente. Cina, andiamo in Cina. Come sapete, i cinesi hanno catturato un aereo spia americano. L'aereo spia, un colosso di 35 metri, interessa moltissimo a Jiang Zemin. Ha tre cessi in più di tutta la Cina, pensate, quindi è importante questa cosa. Il presidente americano Bush, secondo me, farà bene a non sottovalutare la Cina. Non so voi, io non mi fido di una nazione che ha 2 miliardi di persone e sostiene che il suo sport preferito è il ping pong. Medio Oriente, Arafat ha incontrato il figlio di Sharon, un incontro fruttuoso che ha dato modo alle due parti di rinfocolare pregiudizi che neppure sapevano di avere. Come sapete, in Israele ci sono i falchi e le colombe, no? Sharon è per la repressione, ma gradualmente. Peres è per la repressione, ma moderatamente. Chissà se riusciranno a trovare un compromesso fra questi due estremi. Chissà. Perché in Israele ci sono i falchi e le colombe, no? Le colombe vogliono ridare Gaza ai palestinesi, i falchi vogliono rivendergliela. Questa è un po' la differenza. Io ho visto due palestinesi in TV. Ho visto due palestinesi in TV, no? Uno lancia un sasso e l'altro... Ah, non parliamo di politica, dai, lasciamo perdere. Zanzara tigre, è cominciata la disinfestazione qua a Roma. I tecnici hanno spruzzato nuvole di insetticida in molti quartieri. Un grande successo. Secondo gli abitanti, la qualità dell'aria è migliorata. È importante anche questo. Ecstasy. Ecstasy. Un gruppo di ricercatori canadesi ha scoperto che uno degli effetti devastanti del consumatore abituale di ecstasy è la perdita di memoria. La droga, infatti, agirebbe su una zona del cervello chiamata... dicendo? L'ecstasy ti dà questo senso di amore cosmico, no? Per questo è facile per i genitori sgamare i figli, no? Papà, mamma, vi voglio bene. Cosa hai preso? E c'è qualcuno in sala che ha fatto un'indigestione, mi pare di capire, no? Io, sedatela con dei dardi, per favore, ok? Io lo so perché i giovani si drogano, ho capito perché i giovani si drogano, perché da piccoli si va in altalena, è il vero motivo. Seguitemi, hai 4 anni, vai per la prima volta in altalena e la sera stessa, dopo una giornata in altalena, capisci che vuoi emozioni più forti. Perché è la natura umana, no? Prima l'altalena, poi gli autoscontri alle giostre, poi le montagne russe, poi il pirata, poi la masturbazione, poi le gite scolastiche con i primi baci, poi l'alcol verso i 13 anni, poi le droghe leggere, il sesso spinto, l'eroina, la cocaina, l'estasi, il bungee jumping, e meno che non si dica, arrivi a punzonarti il pisello con un Black Decker. Per cui, la prossima volta... Per cui... La prossima volta che un bambino vi chiede se potete spingerlo sull'altalena, dite no! Violenza sessuale. Gli ultimi dati rivelano un fenomeno preoccupante. La maggior parte delle violenze sessuali si consumano in famiglia. Sarebbero casi di incesto. Cos'è l'incesto, papà? È quando fanno sesso componenti della stessa famiglia. Ah, come tu e la mamma? No, quello è sadomasochismo. Cultura. Ho un fatto...
Un fatto che è passato un po' sotto silenzio. 100 anni fa Sigmund Freud scriveva l'interpretazione dei sogni, ovvero il sogno come via maestra verso l'inconscio. I sogni hanno significati un po' bizzarri. Se sei un uomo e sogni dentiere, significa che ti senti in colpa perché ti masturbi. Sapevate questa cosa? È un fatto vero. Se sei una donna e sogni di affogare, significa che hai paura di una relazione. È vero. Se sei Rutelli e sogni di diventare presidente del consiglio, significa che stai davvero sognando. Questo significa, questo è... Abbiamo un grande show stasera. Sono con noi Norsen, Giuliano Di Bernardo e Valentina Cervi. Non è un peccato che sia l'ultima puntata. Boh. E adesso andiamo a fare il pubblico a giocare al quiz più bello della TV italiana. Conosci l'attualità.